Il famoso baritone, proprio nelle ultime ore, ha voluto condividere con i numerosi fan qualcosa di molto speciale. Il volo, in questo periodo, è finalmente tornato a esibirsi sui migliori palcoscenici nazionali e internazionali. Come sappiamo, infatti, questo talentuoso trio musicale è conosciuto in svariate parti del mondo grazie, per così dire, al bel canto di cui sono rappresentanti. D'altra parte, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, già dagli esordi, quando cioè erano soltanto dei ragazzini, hanno sempre dimostrato di possedere delle doti vocali così, la loro brillante carriera è proseguita e in seguito, come ricordiamo, è stata suggellata dalla vittoria del prestigioso Festival di Sanremo. Al giorno d'oggi, tra l'altro, questa bravissima tripletta, quindi, per di più ha alle spalle 7 album incisi in studio, e, l'ultimo, in ordine cronologico, si intitola, per l'appunto, Il volo Sins Morricone, una raccolta dedicata al grande compositore, uscita, tuttavia, i numerosi fan, in realtà, lo sappiamo, non aspettavano altro di vederli live dopo una lunga parentesi e uno stop forzato causati proprio dalla cosiddetta pandemia che ha necessariamente congelato tutte le tappe degli Ma, come si è accennato in precedenza, il volo è tornato più grintoso che mai, e in questi giorni, si sta dando da fare per accontentare i supporter desiderosi di rivederli cantare dal vivo. Così, in questi giorni d'estate e anche fino all'inizio dell'inverno prossimo è in programma una fitta tournée che toccherà le principali città italiane e non. Le foto ricordo del trio, il volo, però, al pari di altri colleghi, è certamente attivo anche sui social network dove tiene aggiornati gli ammiratori dei propri impegni professionali. In particolare, stavolta è stato Gianluca, attraverso la propria pagina personale di Instagram, a condividere un carosello di un momento sicuramente emozionante. Ci riferiamo, quindi, alle foto ricordo che Ginoble ha caricato recentemente, anzi, soltanto poche ore fa. Per la precisione, l'occasione è stata quella del concerto che i ragazzi hanno effettuato a Cluj-Napoca, una località della. A quanto pare, stando a quello che si nota dalle immagini, sembrerebbe che, ancora una volta, il tutto sia stato un gran successone. Che dire, come sempre, quindi, gli svariati follower della suddetta piattaforma online non hanno tardato a riempirgli di like e di commenti di apprezzamento.